Allora, ecco qua, Origins, ci sono le lucciole, ci sono le lucciole e queste nuove costruzioni. Dunque, io sono qui con la mia partita, il mio salvataggio da tantissime ore. Vediamo un po'. Allora, intanto sono migliorato l'audio, credo. Che adesso quando si ha una sensazione molto più immersiva dal punto di vista sonoro. Questa è una cosa che ho notato, e anche dei nuovi vediamo un po', qui raccogliamo i soliti bulbi stellari, dei nuovi campioni, non so insomma come sono generati, se sono procedurali o comunque se ci sono dei pattern predefiniti dal punto di vista della colonna sonora. Quindi anche la soundtrack c'è un miglioramento. Le lucciole, perché ci sono le lucciole da tutte le parti qua? E vediamo questo. Salve, benvenuto, chi è? Tra l'altro devo invitare un amico, che se è quello che sta vedendo il video lo invito a raggiungermi in party. Ecco, queste sono delle nuove strutture che vediamo per la prima volta, sempre con le lucciole. Le lucciole oppure spore radioattive, non so. Allora, questa quindi è una struttura. Ho letto, potrebbero essere degli archivi belle, però belle, queste proprio ricordano tanto i libri di fantascienza illustrati degli anni inizio anni 80. Proprio bella questa. Ce n'era un'altra anche dall'altra parte. Eccola là. Vediamo un po' allora. Ho letto, potrebbero essere degli archivi da cui attingere delle conoscenze. Vediamo qualche pianeta. Dunque, qui abbiamo quindi un pianeta con gli anelli, una luna, un altro pianeta che non si sa se penso sia o una luna che dello stesso pianeta con gli anelli che è più vicina, o un pianeta più grande che però si vede dalla lontananza, un altro pianeta qui, o la luna di questo pianeta su cui siamo adesso. Non mi ricordo dove sono spawnato, sinceramente. Poi vorrei andare a visitare le mie vecchie basi. Le nuvole, visto che è uscito Flight Simulator, non possiamo non soffermarci sulle nuvole, che sembrano, sì, si muovono un po' troppo velocemente, eh. Bello il fatto che si creino così in maniera abbastanza spontanea, però voglio dire, un cielo del genere è un po' troppo irrealistico. Cioè, più che altro sembrano, non lo so. Mi sembra come quando butti l'olio nell'acqua, fa delle forme strane, non lo so.
Allora, qui niente, scale su scale, no, veniamo da qua forse. Allora, vediamo un po' l'accesso a questa struttura. Terminali. Boh, vediamo. Ah, ecco, ci sono anche degli NPC qui, vedi? Archivio planetario, mercante tecnologie. Dunque, vediamo un po' che cosa ci può dare questo. Le merci di Hill, mercante tecnologie, includono progetti per creare tecnologie, oltre a molti dei componenti necessari per farlo. Quindi vediamo un po' se sono le stesse cose che si trovano sulle stazioni. Quindi, avendo tutto, non mi serve niente, vediamo se posso vendergli qualche zozzeria. Che gli vendo? Gli vendo la cosa più stronza che c'ho. Guardi, vorrei vendere lo zucchero. Ho il solfuro cristallino, che me lo dà a un bel po', però quello forse mi serviva per qualcosa. I fagioli che ho trovato poco fa, ecco sì. Questa mi sembra proprio lo scambio adatto. Gli do i fagioli. Ok, quindi vediamo un po'. Oh, madonna mia, sto coso. Sì, va bene. Acquisto progetti. C'è qualcosa di interessante? No, niente. Allora, quindi questo sta qui in questa capsulina. Questo no. Adesso mi ricordo molto comunque le stazioni spaziali. Qui abbiamo un mirino laser. No, cos'è? Adesso questi sembrano tipo quelli che usavi alle scuole elementari. Oddio, richiamo astronave. Ah, ma è gratis? Oddio, o l'ho pagato? Non ci ho fatto caso. Dove è atterrata? Ah, eccola là, la nave più brutta che ho mai comprato. Vabbè, quindi emissario. Questo come vende? Stesse cose? Lei non è più per formalità che per rispetto, poi si il distintivo, che è uno stronzo. Regala prodotto del sistema locale. Accetto il dono. Che mi regala fagioli questo, no? Una mela. Cioè, questo mi ha regalato una mela. Vabbè. Questo un'entità sacerdotale. Oh, è un po' con la sua tutina rosa. Le destre elettroniche trema per l'emozione. Allora, chiede l'aiuto del dialetto, proviamo a esercitarle, proviamo a mandarla a fanculo, va. Mi tornano in mente diverse parole Corvax. Gli dico sovraccaricare, così lo mando in tilt. Come se fosse state invitata a farlo dalla mia parola e segue una scansione diagnostica del mio equipaggiamento, anche se non mi toccano, dopo il mio supporto vitale è stato ricaricato. Quindi vedi, gli ho detto l'ho fatto, l'ho shakerato un po' con una scossa. Vabbè, quindi questi sono gli NPC che trovi sui pianeti, cioè altre basi sparse, non sfigati che girano sparsi. Archivio planetario. Oh, questa potrebbe essere una cosa nuova. Dunque, conoscenza, archivio, accesso deve essere proibito a tutti quei Corvax che hanno lights. L'archivio è destinato solo alla loro specie. Delle antiche attrezzature audio ronzano a bassa frequenza, sembrano in attesa di un comando vocale. Esperimenti.
Accesso all'archivio autorizzato. Decifro l'archivio. Perché la struttura sicura ci si vede solo da una setta scissionista di Corvax, la mia ex odofatica elaborando la cifratura. Infiltrazione dei beacon, proposta in diverse aree della convergenza, specie resistente al ritiro, ma il ferimento è maestro. Ogni V-Synth ha suscitato urla e reazioni, violente pochi secondi dopo il contatto, codice onore altamente specifico e contraddittorio nato da vecchi traumi, causalità determinata, tracce numerose specie progenitrici, variante V, ultimi soldi di vanita estinta all'autodistruzione, Viken temono il rimpiazzo. Variante V uguale ultimi sopravvissuti. I Viken temono il rimpiazzo che hanno subito i loro simili. Quindi questi varianti V erano dei predecessori, non sono a conoscenza dell'origine della paura. Nel vecchio schema, fratello contro fratello, ci sono degli schemi da comprendere. Gli schemi sono logici, il fallimento è maestro. Me ne vado. Mi ha fatto. Me ne strafotte il cazzo di quello che ho imparato qui. Questo cos'è? Quindi questo mi dovrebbe forse proteggere dai rischi esterni questa zona. Bello, comunque, molto bello questo. Non mi sembra ci sia altro da fare qui. Questi non sono spot in cui posso interagire. Qui c'è un terminale galattico. Ok. Posso comprare carne in scatola? Vabbè, non mi serve niente a me. Allora, quello lì cos'è? Vabbè, queste sono le. Non sono eventualmente dei terminali. Non mi pare. Niente, sono le basi della struttura. Ok, allora. Vediamo un po', ho visto qualcosa in lontananza. Bello il terreno qui. Ma cos'è? Sta renderizzando? O è una lingua di terra che. Ah no, è proprio. Ma cosa dovrebbe essere questo? Ma è fatto così proprio. Che senso ha questa cosa qui? Ha senso a farmi schiattare? Ma vabbè, questo. Vabbè, buggato a morte. Sicuramente le altezze sono state aumentate. Allora, vediamo se qui c'è qualcuno. Pronto?
Pronto? Pronto? Pronto. Pronto? Ci sei? Allora? Sto facendo la live, sei in live. Ci sono 350 persone che stanno seguendo, eh? No, non è vero, c'è un cazzo nessuno. Cioè, non lo so, aspetta, vabbè. No, zero. C'era uno prima, ma forse eri tu. No, Neanche. io no. Come ti Vabbè. sembra questo aggiornamento? Ma mi stai raggiungendo dove sto io? Guarda, io ho fatto 13 sessioni e ora mi sta dando il gioco, Ah, praticamente. ok, allora forse che ti dovessi unire. Mi ha messo Messo nell'obiettivo. E allora forse che ti dovrebbe far uscire da qualche parte vicino a me. Allora, che cosa noto? Che cosa noto? Ho notato l'audio mi sembra migliorato, nel senso che ho sentito delle nuove colonne sonore o comunque sample di accompagnamento quando e anche l'audio proprio a livello di effetti sonori mi sembra un po' più corposo. Oddio, che è qua? Quindi è un'esperienza un po' più immersiva da quel punto di vista. E poi, vabbè, il terreno qui è molto più variegato. Almeno, sono atterrato qua, cioè stavo qui già su sto pianeta e noto che ci sono. Non mi ricordo come c'ero finito su sto pianeta, quindi sinceramente non posso fare un paragone. Dovrei andare in qualche base precedente. Io prima ho giocato un pochino vabbè, magari ho beccato due sistemi un po' così, ero più desolati. Ah, bello però. Però non come un pianeta deserto, diciamo, però tutta sta roba zombie. Che ti devo dire? Stanno i fiori lì. No, solo che l'unica cosa è sembra. Cioè, c'è sta troppa vegetazione. Qua, porca troia, sembra. Mi sembra di stare andando a visitare lo zoo, vaffanculo. Oddio, quello forse l'ho dato pure io prima. Sono un casino di piante, un casino Sì, di capito? alberi. Infatti prima ho scritto nel gruppo su nome Skype sul forum sul PS4 lì. Ho espresso i miei concern riguardo il fatto che sembra. Dietro di sanfuni. Ma no, vabbè, no, dovrebbero mettere un po' più di pianeti desolati, cioè, sembra. Sì, boh, vediamo un po', dovrebbe essere fregna sta cosa che hanno messo i cosi, tutta questa varietà, però, vabbè, quella poi è da vedere. Però anche un po' un pianetino alla Elite Dangerous, senza niente, Sì. no? Ma più che altro è che dopo ti lascia. Come cazzo si fa a ricaricare le armi qua? Mi sono scordato. Se no, cioè, perdi il piacere della scoperta, no? Ah, come si fa a ricaricare? Come si fa a ricaricare? Ricarico equipaggiamento.
Ah, ok. Scava. Comunque sì, quello ho visto che se n'è andato. Chi se n'è andato? Tex, no? Mel. No, no, Mr. Mr. Nitro. Però vediamo. Ma quando comincia il campionato? Mi sembra 5 ottobre il 6 season. Ah. Ma vediamo perché c'è, cioè, gente, se devo girare, se non riesco a sistemare o a capire che cazzo mi serve per girare normale almeno. Aia. Poi infatti no, devo riprovare pure, non lo so, la cosa più facile con pure con Gran Turismo per vedere se c'ho dei se c'è qualche problema sul volante, sulle cose, che veramente è un feeling troppo strano. Quindi vediamo. Allora, io sto andando. Comunque per chi, ecco, per chi fosse interessato, stiamo parlando di Assetto Corsa competizione. Vai continuare a giocare Elite? ieri un pochino sa fa missione, volevo fare dei compiti lì, poi c'è uno mi ha attaccato, massacro, c'è proprio fare battaglie non è semplice. Sì, vabbè, poi se, con la nave. Esatto. No, devi vedere semplicemente che cosa dice la missione, se il livello della No, c'è missione. soltanto scritto potrebbe arrivare navi nemiche, come le altre missioni che poi non sono arrivate. Non è Però tanto arrivare era del livello quello tuo, era arrivare. compatibile Sì, del con. mio, sì, però Cioè, non lo facevo. no, cioè nel senso, oltre al fatto che la potevi fare, perché quello ti Sì, dice il rosso c'era soltanto scritto fatto dei che. nemici. Ok, dipende dalle missioni poi. Però poi in realtà mi Alcune. sono messo a vedere dei filmati su YouTube di gente che fa le guerre, boh, fatto benissimo. Cioè, Sì. fatto bene. Ma poi considera che noi giriamo praticamente con il flight assist tutto quanto acceso, che praticamente significa che se lo metti off, praticamente, diciamo, quando tu giri la nave è come se stessi più o meno in qualche modo controllato. Ok. Allora, per esempio, se tu stai andando dritto, no? Ma pure su No Man's Sky, tu vai dritto, ok? Se tu fai una piroetta di 180 gradi, un loop a metà, no? Tu come cazzo è possibile che sei già là? Cioè, sono tanto vicino. Ma sei a Sei a piedi o piedi o con con l'astronave? No, sto a piedi. Ma dove sei atterrato tu, scusa? Beh, un po' più distante da te perché non Non c'era c'era superficie superficie piana. piana. Però Ah. mi sa Però mi che sa che poi tu poi tu hai trovi cominciato a a camminare dalla camminare parte dall'altra opposta, parte. quindi sei andato dall'altra parte. Vabbè, comunque, sa di, se fai un loop, no? Se cerchi di fare il giro della morte, no? Quando c'hai flight assist on, come su No Man's Sky, cioè la nave ti continua ad andare dritto verso dove punta il muso, ok? In qualsiasi. Ok. Cioè, come se tu fai il giro della morte, la nave va sempre dritta e poi gira.
Invece se c'è il flight assist off e cerchi di fare questa manovra, praticamente la nave, quando tiri su, quando cerchi di fare la cabrata, di fare il giro della morte, la nave gira su se stessa e per inerzia continua ad andare nella direzione dove stava puntato prima il muso, capito? Quindi ti Ok. ritrovi girato, ma la nave praticamente ti va all'incontrario fin quando non ridai una spinta per andare avanti. E questo ti permette di puntare la nave fondamentalmente verso il nemico. Cioè ti giri, capito? Però queste cose le padroneggi solo se c'hai anche i joystick, perché sennò Ok. Ah, certo. infatti ci sta gente che fa tutte queste manovre acrobatiche ed è figo perché veramente ti liberi cioè ti dà una libertà allucinante ed è figo. Sì. Quindi per quello è difficile secondo me il combattimento se non c'hai, vabbè, Ah, almeno ok. almeno questo, poi vabbè, qualcuno lo riesca a buttare giù, pure io, però lo sai che chi è che riesce? Allora, praticamente, vedi quando tu fai le missioni per una fazione su una stazione spaziale, per esempio, no? Ti è mai capitato che poi a un certo punto ti diventavano verdi le navi che vedevi in giro? Cioè, quando diventi amico, il livello diventa friendly o cordial, no? Diventi una specie di alleato. E praticamente le navi di sentinella, di polizia del sistema diventano verdi quando le vedi sul girare nel sistema. Quindi uno dei modi per attaccare e crescere il tuo livello di skill di combattimento e andare in queste zone di guerra dove ci sono anche delle navi che ti risultano verdi. Chi è questo? Non so io. Richiesta amico. Sì. E che fa? Non sei già mio amico. Infatti. C'è scritto aggiungi tuo amico Luna Sky. Vabbè, quindi insomma, se c'è delle navi verdi intorno e poi tu devi attaccare solo i wanted che sono di livello basso, perché se no ti fanno il culo. E quando c'è delle navi amiche intorno, queste ti aiutano se tu spari a un wanted, perché il wanted praticamente è ricercato in quello spazio e ti aiutano a buttarlo giù, però le ricompense le prendi lo stesso poi. Ok. Quindi insomma il combattimento è un po' una cosa. Oddio, ho sbagliato pure codice qua. Mi sono sconcentrato. Cosa sta succedendo? Ti sparo. Allora, vediamo un po'. Questo che è qua? Hai visto, ci stanno quindi i vulcani. Quello sarebbe fregno a trovarli. Ah, hai visto che si può pure creare una specie di gigante cyborg? Ma l'exomech. Sì. Ma quello già. Ma io quello già ce C'era. l'avevo, sì. Però avevano già fatto quell'update. Credo proprio sì. Dove sei? Dove vai? No, sta a vedere qua sta base. Ma io ci ho giocato parecchio anche dopo che tu non. Ma cazzo fai a stare già là? Ma che vuol dire come cazzo fai a stare già là? Sei velocissimo, sei. Ma tu dove stai? Dove stai? Più o Più o meno meno seguo segui la la tua tua direzione. direzione. Ma non ti vedo manco più. Non lo so, perché io avevo pure. Sì, forse avevo.
fatto un update. Ah, jetpack più veloce, mi sa. Può darsi. Oggi sei entrato? No, vedo. Ci sono le sentinelle qua davanti. Ah, che bello, possiamo distruggere. E vuoi distruggere? Ma sei sicuro? Aperto. Culo. Ma questa che era? Ma questa era una bestia o era una sentinella? Ma. La forma della criopompa. L'hai vista quella struttura grossa che ci sta? Dove? Poi io c'ho tutti i pasti da là. E qua fuori ci sta una grossa struttura, non ci ho fatto caso? Che è nuova. E io oggi c'ero stato. Ieri sabato pure dei filmati di Star Citizen. Anche allucinante pure quello. Sì. Quello è un progetto che va avanti da molti anni. Sì, quello non è mai esce solo con sottoscrizione. Cioè devi pagare l'abbonamento. Chissà se uscirà mai. Perché la follia? Perché comunque riproducono dei pianeti, vabbè, non sono infiniti, però sono molto realistici e le navi sono belle, come Elite Dangerous, come tempistiche di atterraggio, cioè le dimensioni sono uno a uno, non è come No Man's Sky che diciamo come grado di, però in più puoi camminare sui pianeti già da adesso, è un po' più veicolata la, cioè non è un vero e proprio, sì, è un open world, però non è un open universe, diciamo, a differenza di No Man's Sky, No Man's Sky è Dangerous, cioè c'è molto lavoro non solo procedurale dietro, quindi andiamo là come fuori. La struttura è quella dove stai andando tu? Sì. Nuova, no, infatti mai vista questa. Oggi probabilmente ho detto solo che ne ti ho delle note o tossiche, oppure che ci vanno a contare intanto.
Vabbè, quello è fregno però, cioè tempeste. Sì, 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 sì. Certe volte è anche un pianeta più tranquillo tipo questo, però. Sì, ma che è? Le lucciole ci stanno qua, che cazzo è? Vedi com'è ripido, no? Cioè, prima queste cose non ci stavano tanto. Ripido? Com'è l'altura, proprio la montagna. Sì, 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 sì. Vabbè, sta cosa è figa che diciamo rende più piacevole l'esplorazione anche solo camminando così, vedi, no? Sto camminando così. È una scansione, vedi, qualcosina. Qua non puoi passare. Devi fare un po' tipo Death Stranding, che devi trovare la strada. Questo è figo, no? Queste strutture sono fighe proprio. È proprio figa, sembrano come se avessero messo delle non so, ci sono ancora i ti ricordi gli empori, no? Sì. Non so se questi sostituiscono gli empori o se gli empori ci sono ancora, però è una cosa del genere, diciamo. Sì. Cioè dentro poi sono gli NPC, c'è il portale di scambio, ci sta una cosa qua dove puoi accedere a un portale, no, un archivio ecoico. Vabbè, questo ho fatto prima. Qua posso chiamare scannare. No, aspetta, è molto simile del coro. Infatti no, per quello mi stava venendo l'idea. Vabbè, non penso che hanno tolto. Secondo me è semplicemente l'emporio fatto in maniera leggermente diversa, però. Ma secondo me l'hanno aggiunto, perché dover togliere una cosa che già c'era? O devo far sicuro, no, eh. L'hanno modificato. No, perché qua ci sono, in più ci sono questi archivi storici. Cioè, spero che non l'abbiano tolto l'emporio, perché comunque era figo lo stesso, quindi. Cassetta di scambio dei manufatti. Stato area archeologico sicuro. Gli archeologi saranno ricompensati. Presenta un nuovo manufatto all'archivio per scambiare con un manufatto archiviato di rarità equivalente o superiore. Io non ho nessun documento, quindi me ne vado. Ah, quindi qua puoi scambiare delle scoperte. Qua richiami la nave. Ma questa è la nave mia. Ok. Oh, ma come cazzo si decola? Non me lo ricordo. R2. Ah, è vero. Pure io oggi con i tasti non mi ricordo niente. Culo, oddio, non riesco più a guidare. È molto sensibile.
poi le nuvole, ste nuvole, io non ho capito perché hanno fatto ste nuvole così. Allora, dalla lontananza, oh, sembra che ci sia un po' più di campo, eh? Si vede un bel campo. No, l'unica cosa è che queste nuvole cambiano troppo velocemente, sembra che siano, che stia fumando la sigaretta e il fumo che vedi della sigaretta che piano piano va via, no? Ma questo sarebbe una mappa del pianeta. Mappa planetaria di questo. Allora, i pianeti così, sì, dai, sono belli e interessanti. Io poi sento una grande differenza in di audio anche nella navicella, eh. Però ecco, una cosa dovevano fare e non l'hanno fatta. Boh, non lo so, però. Cioè il pianeta alla fine rimane lo stesso, capito? Cioè pure che te lo giri tutto, il paesaggio rimane quello. Invece avrebbe dovuto fare in modo che lo stesso pianeta potesse presentare dei biomi diversi. Quello invece no, no. Quello non c'è stato. O almeno. Bello, comunque l'audio è coinvolgente. Oddio, che è? Ma tu stai nel pianeta o sei uscito? Sono andato in un punto del pianeta che stava sull'altro mistero, quindi mi sono un attimo uscito e posso lavorare più veloce.
Io sto atterrando su un altro pianeta. Ma sei tu? No. Ma poi si è capito perché le arance? Adesso sto atterrando in un altro pianeta. Madonna, non ci stacca più un cazzo con i comandi. A me poi ripartita ed era verde il simbolo, secondo me è un problema. Allora, qua ci stanno... Oddio, che è quello? Nuove piante. Fiori giganti. Ma che cazzo è? Sì, com'è a Longi? Com'è? Com'è Andrea Longi? Ma non ci dovrà mettere, se fa una sfida. Non lo so perché ancora non ci sono atterrato. Però... Vabbè, a terra, dai. Te lo dico. Pianeta caustico. Pianeta... Oddio. Non so se è radioattivo o tossico. Comunque mi sa di sì. Tossico, tossico, sì sì. Ottimo, ottimo. Vedo dove ti porti, porti sempre in posti interessanti. Tu sei sentito caustico, come fa a capire il caustico? Perché no, perché c'è scritto tox tra qui quando dal visore, dal display, la cosa più pericolosa è tox, quindi
questa sembra la cannella qua. Arrivata a scansione ostile. Cazzo di polifibra ogni volta. Bello questo. Sì, è fregno. Però è sempre troppo, no, così è un po'. Fino a troppo in verosimile. Oh, sono finito anche una bella cava. Oh, guarda qui, sono le bestie sottoterra, le amantidi. Vorrei dare da mangiare. Che dice Max? Oh. Ma che sei atterrato qua? Sopra di me? Eh sì. Ti ho sentito come se... Ma no, ma sembra... Sembra una cosa troppo psichedelico. È tutto viola, giallo. Poi porti cubo. Poi inventario pieno, affanculo. Ma posso anche prendere porti cubo. Ma è Max o è l'alieno del gioco? No. Ah, non ha abbaiato? No, sono dormito. E allora sono le bestie qua dentro. Anche io sono dormito. Certo, non è possibile che... Madonna, sembra tipo a una festa dei transessuali con tutti questi colori così. Hai sentito? Non so qualcosa. Ma tu quanti soldi c'hai? Qualcosina non ce l'ho. Come faccio a vedere? Premi option. 76 milioni. Ma 5.438 monete. Ma veramente? Sì. Ma che ti dovrei dare le cose pure qua? Ti dovrei più di me. Sai quanto c'ho? Mi piace fare la competizione con me. Sai quanto c'ho? 200 milioni. 766 milioni. Ma sei partito? Ah no, sono ancora qui.
Come cazzo si fa qua a caricare le scoperte? Ahia. Che io poi io qua ho platinato anche, Hai detto? eh sì, ho gli obiettivi tutti quanti a 10, ho fatto tutto 10. L'unica cosa che mi manca da platinare praticamente è questo, avevamo fatto niente, no? Oh, no. Muori da più vicino. Oh, non riesco a capire come cazzo faccio a caricare scoperte qua. Scoperte. Ah, Dio santissimo. Ma non lo senti? Sì, Sì, ma un po' di più. Più. Che stava di? Stavo dicendo qualcosa, mi sembra. Inventario pieno. Eh? Inventario pieno. Posso inventare un po' di più. Io però c'ho tantissime cose che... Non so manco se devo buttare per liberare spazio. Butta via tutto, butta via tutto. Mamma mia. Il raggio pazzico è un'arma personale? Mi pa boh, mi pare di sì. Madonna, mi sembra. Troppa roba ci sta qua su sti cazzo di pianeti. Cazzo, sembra la giungla del Vietnam. Mamma mia. Belli suoni però belli, sento cose convincenti, convincenti. Animali. Cazzo sta.
Ah, bello che molti dice che hanno fatto il sistema qua, molto... Sì. Mamma mia, con gran massa, no? È Max! Sì, sì. E che sta male? No, no, no. Vuole che vada lì ancora. Vabbè, mo è diventato verde sto cazzo di pianeta. Mi sembra che abbiano messo un pochino la cosa della gravità, cioè tipo mo adesso non mi sembra di avere lo stesso feeling che avevo prima. Sull'altro pianeta. Ah, sta cosa devi vedere però, mo. Sta cosa assolutamente sì. Mazzo sta tutta la flotta mia, oh. Ma io c'avevo un fottio di astronavi di... Visto? Ma praticamente vicino alla mia fregata sono venuti ad attaccarmi i pirati e la mia fregata sta rispondendo al fuoco. Poi mi sa che è un po' rincoglionita perché sta sparando a me la mia fregata. O meglio, non ci accucchia proprio.
adesso sì. Adesso sì. Una andata. Cazzo, si cambiava l'obiettivo qua. Dio cazzo. Cazzo state. Cioè, c'ha 10.000 cannoni puntati addosso, questi non riescono a farli fuori. Tu la missione, quella del penultimo aggiornamento, come si chiamava? Desolation, l'avevi fatta? Ci sei? Agui.
Guido. Andre? Pronto? Pronto? Ragazzo, stai? A fumare. Oh, io comunque sono staccato, c'è un po' mal di testa. Bisogna farci chiudere. Ci vediamo domani. Vabbè. Buonanotte. Buonanotte, ciao. Ciao.